viso più realistico. Sulla fronte.
prima. E ho questa bella scatola, è la prima volta che la vedete sul canale, e fa un bel tapping, sembra quasi un tamburo. Farlo anche qui sul bordo, anzi sul lato, perché sul bordo non mi fa impazzire, anche perché rimbombando parecchio ho piacere di farlo con i polpastrelli e non con le unghie. Sicuramente secondo me, per il feedback che ho in cuffia, risulta un po' forte fatto con le unghie. E allora andiamo di polpastrelli. Cosa ne dite di questa scatola? Oppure no, per il tapping. Fatemi sapere, naturalmente, come sempre. Potrebbe diventare una presenza fissa. Corrisponda a quello dei più votati, ma insomma sono comunque i primi 10. E un altro trigger che vi sta piacendo molto ed è il finger fluttering, noto anche come questo, che ho già fatto un po' per voi anche a inizio video, e ora ve lo riporto. Intero di questo trigger, ma so che sembra un po' assurdo, ma ve lo dico tutte le volte che lo faccio. Dopo un po' fa venire male agli avambracci, nulla di insostenibile, sia chiaro, ma poi diventa complicato fare il trigger. Quindi anche in questo caso, diciamo, sarà breve ma intenso. Se avete visto un taglio è perché ho stiracchiato un po' i muscoli, ma credo che rimarrà così. Piuttosto risentitevi in loop questa piccola sequenza.
secondo me sono i più goduriosi. Dite. Nel mentre non so come mai questa sera stanno passando veramente tantissime auto. Era un po' che non ne passavano così tante mentre registravo un video. Forse staranno andando tutti a vedere la neve. Chi lo sa, da voi ha nevicato un po' in questi giorni. Naturalmente se abitate in zone in cui può nevicare. Ultimo trigger, mettiamo via questo sacchettino e riprendiamo la scatola per fare un po' di scratching. Questa scatola stasera sarà multiuso. Andare in questa direzione, diciamo così. Anche se è talmente tanto ruvida e grezza questa superficie che potrebbe essere too much anche con i polpastrelli per qualcuno. Però ecco, il video, come avrete forse notato, è suddiviso in capitoli, così che se un trigger non dovesse piacervi o convincervi, riuscite a passare facilmente al successivo, al precedente, insomma, in base ai vostri gusti. Credo che sia una funzione molto utile e furba quella che ha implementato YouTube. In questo caso era proprio l'ultimo della top 10.
visual trigger e io non potevo non portarvi la lucina. Seguitela. Avvicinato del tuo occhio, ok? Guarda verso l'alto. Ora verso il basso. Ottimo, ottimo. Ora dall'altra parte, guarda verso il basso. Ok. E ora verso molto bene, io spero che questa piccola carrellata di trigger, di questi 10 trigger, vi sia piaciuta e che possa in qualche modo rappresentare anche la vostra personale classifica di trigger preferiti. Io devo dire, se fosse stata fatta unicamente in base ai miei personali gusti, avrei aggiunto anche gli steeples, qualcuno li aveva richiesti, ma non sono stati così votati, purtroppo. I fan degli steeples, sono pochi, ma va bene così. Io vi auguro di cominciare alla grande questo nuovo anno. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Vi auguro un buon proseguimento.